Dunque, possiamo passare di qua? Sì, perfetto. Questa mi sembra un altro di quei giochini che abbiamo fatto già, dove abbiamo incontrato Pierce, che dobbiamo collegare i tubi. Lì però, esatto, c'è un'altra gocciona d'acqua. Di qua non si passa, questo vuol dire che dobbiamo passare prima da questo lato. Di qua ovviamente non si va e quindi andiamo di qua. Facciamoci tutto il giro per lungo. Ah, tra parentesi, abbiamo ancora illusione, ovviamente, dato dal nostro magico esperimento. Appena finisce, ovviamente... Ah beh, certo, appena finisce ovviamente ricominceremo a incontrare gente. Ho sbagliato. Ma porca miseria. Certo, effettivamente potrei anche usarlo il cristallo, eh. Potrei anche usarlo perché tanto non ci serve relativamente a nulla. No, più in qua, perfetto. E in teoria, se io adesso faccio anche così, ecco qua. Tanto non credo che ci serva ad altro questa zona. Un'armatura. Cosa ci spero a fare a volte? Dunque, abbiamo un'altra zona dove dobbiamo fermare l'acqua. Perfetto. Fosse così facile. Però, perlomeno... Niente, in questa zona ci tocca switchare loro due nuovamente. Così, lui diventa un barbaro. 481 di attacco. È una bella botticina. E devo dire 294 di attacco per Pierce. Deh, mica male. Peccato per quei 108 di PP. Cioè, in pratica, qui abbiamo due pazzi che menano e qua abbiamo quelli calmi che vanno tranquilli per la loro strada. E a proposito della loro strada, 481, 355, 236 e 294. Mettiamo Brina. 1. Tac. Mi chiedo se facendo uscire di nuovo l'acqua le colonne qua ghiacciate scompaiano. Ipotizzo di sì e quindi non la tentiamo. Ecco, fatto. Proseguiamo. Effetto svanito, perfetto. Quindi di qua ipotizzo non ci sia nulla. Avanziamo. Saremo arrivati alla goccia d'acqua? No. Siamo arrivati. Ma perché sti oggetti del cacchio? Madonna mia. Con tutti gli oggetti buoni che ci possono essere, gli oggetti delle palle. Cioè, va bene ancora la... Vediamo se riesco ad ammazzarlo con un colpo. Va bene ancora, dicevo, la fiala per curarci, per carità. 212, mica male. 216 con un colpo normale. Capiamoci. E tra l'altro è ancora vivo, Gas dell'età. Cioè, ancora ti comprendo veramente l'oggetto curativo. Ok, un po' inutile, però vabbè, ci può stare. Ah, siamo tornati dove eravamo prima, perfetto. Ed ecco qua la gocciona d'acqua. Facciamo piovere. Plic. E... Ah, si è creato un ponte magico, il ponte per Terabithia. Ma... visto che tanto è inutile il cristallo... Ci facciamo un giro? Se dobbiamo lasciarlo qui giusto per a sto punto, tanto vale fare così. Ecco fatto. Giusto curiosità. Si è disattivato? No, perfetto. Dobbiamo andare? No, non dobbiamo andare. Dunque dovrò arrivare da uno di questi due lati e di conseguenza spostare la roccia di conseguenza. Ok, questo l'abbiamo bloccato. Uno, due, è fatto. Ok, di nuovo questo qui. Fammi indovinare, esatto, bisogna spostarlo in corrispondenza del ponte. Dunque, se questo fa così, questo è inspostabile, questo per forza di cose deve andare qui. In teoria, non sono sicuro della profondità, credo sia giusto. Facciamo piovere qua dentro. Plic. Ecco fatto. E... facciamo piovere anche qua sopra. Plic. A posto, la profondità era quella giusta. Chissà qual è la psicoenergia che troveremo in questa zona. Ok, di nuovo il mega cristallo come nell'altra roccia. Questo vuol dire che da qualche parte c'è uno shortcut
che ci farà uscire da qui, giusto? Ok, qua di nuovo il giochino dell'evitare la caduta. Questo vuol dire che prima dobbiamo andare di qua, poi di qua. Ok, ho capito il giro. Bravissima che sale al gran mago. Ecco fatto, era una cavolata. Allora, e in realtà mica tanto, mica tanto, perché devi cadere con questo. Ok, ho capito. Dobbiamo spingerci qui. Perfetto, questo lo spostiamo. E ora possiamo andare a prendere, dai però, questo forziere. Con dentro dei guanti. Wow, la pietra lacrima, che bello. Ok, di nuovo saltelliamo sopra queste piattaforme. Solo che... cosa sei tu? Il drago di mare. E perché sei dentro una caverna? Questi sono i veri misteri. Dunque, di qua si scende. Di qua non c'è nulla. E di qua pure si scende. Ok, qui si scende pure. E qui c'è una pozza d'acqua con dentro un forziere. Meteor colpo! Meteor colpo! Tu hai imparato una nuova psicoenergia. Proviamo turbo raggio e tu attacca, Pierce. 74, 217, noi invece 289. Pierce è praticamente inutile, poverello. Allora, iniziamo da questa qui al centro. Vediamo che cos'è questo. Colonna, uno spazio dove poggiare qualcosa. Ok. Quindi prima dobbiamo andare ai laterali. E allora prima andiamo a sinistra, con una zona che molto probabilmente dovremmo riempire d'acqua di nuovo. Quindi make it rain. It's raining man. Hallelujah, it's raining man. Vediamo che cosa ci nasconde questa zona. Ovvero altra acqua con altre cose. Che novità. Però di qua di nuovo un'altra zona. Però a questo punto mi fa chiedere... allora aspetta, perché questo probabilmente serve per farti decidere dove andare. Però se qui mi metti la pozzettina d'acqua, mi vuol dire che magari il ghiaccio rimane una volta rialzata l'acqua. Può essere. Però qui bisogna decidere che giro fare. In teoria dobbiamo scendere qui. Questo vuol dire che basta mettere questa al centro. Plic. Far alzare tutto quanto e andarci a prendere quel forziere. E il ghiaccio, come avevo ipotizzato, è rimasto. Vabbè, già questo è più apprezzabile. Ora però dobbiamo uscire e rientrare da questa zona. A questo giro blocchiamo l'ultimo e andiamo ancora più in basso, come nella mia vita. Scusatemi, non volevo fare tragedia greca in questo video. Pierce, 115 di danno. Un filino si è ripreso, dai. Un filino si è ripreso. Ok, questa era la zona dove eravamo poco fa. Questo vuol dire che questo è uno shortcut. E abbiamo fatto bene a proseguire dove siamo andati adesso. Ecco fatto. Vediamo che cosa nasconderà questa zona. Quindi prima andiamo di qua e vediamo che cosa nasconde. Ovvero un forziere. Però dobbiamo attivare nuovamente la pietruzza magica e non c'è modo di passare. Però qui c'è la porta che abbiamo visto anche nell'altra roccia. Funambolismo, portami via. È incredibile, io lo ripeto veramente, che in certi giochi esista un livello di dettaglio e cura del gioco così alto a volte. Mi sorprende davvero a volte, perché molto spesso questa cura così spicciola anche nel minimo dettaglio in certi giochi attuali magari non c'è. E a volte dico spicciola perché magari sono cose scontate, ma non è che per forza devi dire questo è un capolavoro, i giochi di oggi sono merda, perché questo gioco l'abbiamo già visto, ha dei problemi e ne abbiamo sfruttati quei problemi per averne dei vantaggi. Ok, questo è un po' più complesso. Quello non si muove, questo non si muove, questo si muove, non si muove, questo non si muove. Il giro è sicuramente... ah, questo non si muove. Questo vuol dire che il giro sicuramente è
Tac, tac. Qualcosa deve andare qui, qualcosa deve andare qui. Questo gira, gira. Ok, ok, calmi un attimo, perché questo non si muove, abbiamo detto. Questo vuol dire che questa è una trappola. It's a trap. Noi dobbiamo arrivare di qua. E l'unico modo per arrivare è passare da questo a questo e questo. Ecco qua uno. Quindi, tac. Dobbiamo spostare questo qua sotto. Qua sotto. Questo va qui e infine questo qua va qua sotto. Qua sotto. Scusatemi. Ecco fatto. Dovrebbe essere tutto giusto. Facciamo piovere. Ed infine facciamo piovere anche su questo. Plic. Vediamo, dovremmo aver fatto tutto nel modo corretto. A posto. Vedi, questa è una cura assoluta dei dettagli, perché non è predefinito e se tu sbagli, sbagli il percorso, di conseguenza te lo devi rifare. Il gioco comunque avrebbe collegato le cose, però nel modo ovviamente sbagliato. Ok, questo va di sotto. Scendiamo anche noi per vedere esatto se c'è qualcosa. Ad esempio, un forziere? Credo di aver capito dove siamo. Ok, di qua c'è un forziere, perfetto. Ma ovviamente di qui noi non ci arriviamo. Proviamo di sotto. Eccoci qua. Allora, di qua si prosegue anche da questo lato. Iniziamo da questo. Madonna mia, stiamo continuando ad avanzare e nel concreto non sono neanche sicuro di dove stiamo andando. Ecco qua. Ti sta bene, stupido lucertolone. Ok, altro mini puzzle con l'acqua che scorre. Di qua si prosegue. Noi saliamo di sopra intanto. Ah, buongiorno. Lui che si fa il bagnetto. Ma pensa un po'. Però scusami, se mi metti questo qua vuol dire qualcosa? Non penso. Non penso, però. Infatti neanche ci arriva. Magari era solo per farti vedere che lui è lì. Bisogna usare la psicoenergia che troveremo qui. Forse. Intanto proseguiamo. Allora, un altro forziere. Qua non si prosegue. Ecco il forziere. Visto che era così semplice, boh, oggetto curativo. Ah, per una volta che non lo do per scontato. Dai, quando dai le cose per scontato, poi, vedi, scompaiono. Vanno via dalla tua vita e non tornano mai più. Addio, Mimic. È stato bellissimo. Comandante, bravo Pierce, noi otteniamo una pozione. Ed eccoci finalmente arrivati qui. Finalmente. Tocca la pietra. Tutti i PP recuperati. Questo vuol dire che questo... Ah no, per una volta ho sbagliato. Non era uno shortcut, ma era la via giusta. Perfetto. Però è la via giusta che in teoria ci dovrebbe finalmente aprire il passaggio dove dobbiamo andare, giusto? Ad esempio. Vabbè, Pepe Fausto ci può stare. E per quanto, vabbè, sia un po' da stronzi, è giusto che il Pepe lo abbia, ovviamente, Felix. Perché continua ad aumentargli la fortuna? Felix deve sparare Megiddo a non più... Madonna mia, a più non posso, veramente. E in questo troveremo forse l'oggetto che dobbiamo mettere sull'altare. La pietra acquaria. In teoria non dobbiamo più fare nulla in questa zona, giusto? E ok, possiamo tornare indietro, però scusa un attimo. Noi quando siamo arrivati avevamo due vie, destra e sinistra. In teoria abbiamo azzeccato subito quella giusta. Non dovremmo andare anche a destra, giusto? Esatto, qui è dove eravamo poco fa. Giusto per ovvia ragione andiamo a vedere anche da questo lato. Ah, era l'altro shortcut per quest'altra zona. Perfetto, ottimo. Così almeno ci siamo tolti il dubbio. D'accordo, andiamo a mettere questa qua sopra. Ecco fatto. E dovrebbe aprirci la via, giusto? È arrivato Mosè. Siamo arrivati. Chi imparerà questa nuova magia acquatica? A parer mio, Pierce. D'accordo, chi se ne frega. Imparerà sicuramente Pierce. Non ho letto. La forza dell'acqua sembra si riferisca a me, giusto? Scusami, ho dato... Sono andato dritto per dritto. Scusami.
Pierce prende siccità. Dov'è che abbiamo visto? Cos'è andato storto? Che facciamo, Felix? Forse il nostro potere viene messo alla prova. Certo, è messo lì per forza. Dov'è che abbiamo visto l'altra volta una zona sommersa dall'acqua? Mi ricordo che l'abbiamo vista, ma... siccità. Vai. Sì. Il sole ha attivato. Però, in teoria, così dovremmo riuscire a prendere anche il Digin, giusto? Ah, certo. Al villaggio, quello lì... dove abbiamo salvato la ragazza dal drago, dal serpente. Ok, questo vuol dire che prima facciamo siccità anche qui. Ecco qua, equipaggiamento. Oh, bella, la spada arrugginita. Beh, questa vale la pena. Questa vale la pena di essere fatta per bene. Ok, questo è quindi uno shortcut, giusto? Andiamo a prendere il Digin. Bravissimo Felix, che sale di livello e si boosta l'attacco. Dunque, se in teoria la mia idea è giusta, se facciamo siccità anche qui, dovrebbe... no? Ah, dobbiamo farlo dall'alto forse. In teoria è giusto. Perfetto. 6 di terra, 6 di acqua e 5 e 5. Perfetto. D'accordo, piccoletto. Adesso ti prosciugo. 1, 2. In teoria non è propriamente la migliore delle idee usare l'attacco d'acqua su uno di fuoco su uno di acqua, però vediamo freddo forte. 75. 223. 299. Ah, a reciproco proprio. 77, noi 54. Ha vinto lui. Colpisce forte. Vapore, vediamo. Accresce forza elementale. Ok, non ci ho azzeccato, ma 495 d'attacco non sarebbe male. Diamolo a lui però. Diventi un capitano con 330 di attacco. Beh, allora, purtroppo, devo essere sincero, l'idea di lasciarti a te acqua... perché tu sei un po' uno stronzo e curi solo una persona alla volta. Bene o male, noi, se lo facciamo, curiamo tutti quanti. Sciamano? Cioè, mi stai dicendo, con tutto quello acqua io vado a perdere? Wow, che fregatura. Cioè, passo dall'essere un paladino a essere un coglione. Beh, facciamo così allora. Sai cosa? Dobbiamo riuscire a trovarne un altro di vento e un altro di fuoco. Perché così facendo, perlomeno, possiamo forse iniziare a fare le combinazioni. E detto questo, non credo ci sia nient'altro da fare qui. Allora, possiamo uscire. Anche se c'era l'uscita più vicina, facciamo prima fare così. E con questo, anche la roccia dell'acqua è stata fatta.